Ciao Wayu! Allora, finalmente è arrivato il momento veramente di scoprire quanto è profonda la tana del Bianconiglio, come ieri vi ho detto. Prima di iniziare, però, vi invito assolutamente ad iscrivervi al mio canale e mettere mi piace e farmi sapere che ne pensate nei commenti. C'è il mio negozio online, trovate il link giù in descrizione, poi c'è un banner con alcuni dei prodotti che vi portano chiaramente al negozio. Se potete comprate qualcosa perché mi date veramente una mano a mandare avanti tutta la baracca. Poi c'è la chat su Telegram che è una cosa importantissima e bellissima. Se venite ci sono più di 200 persone. Siamo tutti amici che parliamo sostanzialmente di musica, di strumenti musicali, ma anche di tante altre cose, quindi sicuramente se state qua vi piacerebbe. Poi sono su Instagram e su Facebook, è importante Instagram, sono importanti Instagram e Facebook perché quando devo farvi vedere un dettaglio non faccio un video, pubblico una foto e lo vedete prima sempre in chat e poi su Instagram e su Facebook. Ok, veniamo a noi. Chi sta in chat già ha visto questo logo. Che cos'è? È un nuovo progetto. È un nuovo progetto che si chiama Geisha Music. Tutti voi che mi seguite avete problemi a comprare le Pyramid, a trovare le Pyramid, perché in Italia sostanzialmente non si trovano e anche quando riuscite a trovarle, le spese di spedizione praticamente ammortano completamente la convenienza di comprare una cordiera, ma anche più cordiere. Negozi, alcuni negozi hanno prezzi molto convenienti sulle Pyramid, però offrono una spedizione da 15 euro perché stanno all'estero sostanzialmente, spediscono con il corriere. Geisha Music è un nuovo negozio di strumenti musicali che non esiste ancora, ma che sta per aprire, nel quale io sono molto coinvolto. Non è direttamente il mio negozio, ma io sono estremamente coinvolto nella scelta dei prodotti, nell'approvvigionamento, nella cucitura di tutto quello che sarà questa meravigliosa realtà che sarà Geisha Music. Geisha Music è già presente in chat perché sarà sempre in chat per rispondere a tutte le vostre eventuali domande, e questo significa la volontà di essere un negozio, una realtà molto vicina al cliente, ma proprio che più vicina non si può, così come ero io quando avevo il mio negozio Silver Strumenti Musicali. Lo scopo principale è quello di poter offrire le Pyramid a tutti voi, di darvi la possibilità di poter comprare le Pyramid ad un prezzo onesto, buono, e di non pagare una fucilata le spese di spedizione. Nella migliore delle ipotesi, il progetto sarebbe quello di potervi mettere in condizioni di poter comprare anche la singola cordiera. Diciamo, questa è, ci stiamo lavorando. E diciamo che su questo ci stiamo lavorando, non so se riusciremo a fare proprio questa cosa perché è un po' fantascienza una cosa del genere, ma se ci riusciamo è il nostro obiettivo. In questo caso non dipende da noi, ma dipende dagli spedizionieri. Oltre alle Pyramid, chiaramente inizialmente sarà un negozio online, ok? Dove oltre a trovare i prodotti che sostanzialmente scelgo io, troverete anche guide,
troverete link diretti ai miei video, per cui avrete sempre tutte le informazioni che volete, ma comunque potete tranquillamente venircele a chiedere in chat. Ma il mio obiettivo principale è quello di fare in modo che il negozio sia chiaro, sia veloce, sia che vi siano presentati i prodotti per quello che effettivamente sono. Voglio che sia lo stesso negozio che vi dia dei consigli, cioè, per dirvi, vi faccio un esempio: corde Pure Nickel. Nella descrizione della corda Pure Nickel voglio che ci sia scritto esattamente cosa sono. Non voglio che sia il solito negozio sterile dove i prodotti vengono buttati sul negozio e venduti a peso, ok? Come se voi foste semplicemente degli elementi, ok? Delle cose che ci fanno fare i soldi. Non è così. Siete delle persone, siete dei musicisti che hanno bisogno di una cosa e hanno bisogno, sotto un certo punto di vista, di un aiuto, ok? A scegliere una determinata cosa. E io penso ai componenti elettronici. Puntualmente, tante domande che mi vengono fatte sui componenti elettronici: che condensatore devo mettere? Io voglio che ci siano solo ed esclusivamente i condensatori utili a chi deve fare uno strumento, e voglio che nella pagina del prodotto ci sia scritto quel condensatore, che effetto fa e su che strumento consigliamo di montarlo. Perché voi dovete capire al volo che cosa state comprando e se state comprando la cosa giusta, ok? Poi chiaramente insieme al negozio online ci sarà il mio canale che supporterà diciamo quello che le informazioni che vi vengono date sul negozio. Ma questa allora è la mia, diciamo, è il mio focus, perché ovviamente le descrizioni dei prodotti le curerò io. Condensatore 10 nanofarad, il condensatore che sceglie Moody Fraser, perché dà questo suono qua. Condensatore 100 nanofarad, a che cosa serve? Serve per le Stratocaster e le Telecaster vintage. Ci deve stare scritto, dovete saperlo, ok? Condensatore 22 nanofarad, stesso valore del Bumblebee originale per Gibson, consigliato sulle Gibson, un esempio. Poi chiaramente ci sarà scritto consigliato sulle Gibson, ma se lo volete mettere sulla Stratocaster lo mettete sulla Stratocaster. Però chi va trovando il condensatore che fa più o meno il suono del condensatore originale vintage Gibson deve sapere a colpo d'occhio che quello è il condensatore che dovreste prendere, ok? Condensatore ceramico, che differenza c'è? Condensatore Styroflex, perché ci saranno i condensatori Styroflex che sono a fine Romund. Che cos'è? Condensatore Orange Drop, che cos'è? Ok? Voglio che sappiate perfettamente che cosa state comprando e voglio aiutarvi a scegliere. Stessa cosa con le Pyramid. C'è il mio video che ho fatto ieri, ma quel video sarà incluso nella pagina di ognuna delle cordiere di cui ho parlato. Ci sarà il video della cordiera specifica, che voi ve lo guardate e sapete precisamente che cosa state comprando, perché vi ripeto, voi siete delle persone, dei musicisti, delle persone che hanno bisogno di qualcosa, non siete dei numeri, ok? Non dovete solo cacciare i soldi e si sbagliate su cazzere vostre, diciamoci la verità, perché a me piace fare così. Ci sarà una sezione dedicata ai wiring, ok? Agli schemi, gli stessi che stavano sul mio sito, li prenderò pari pari e li pubblicherò sul negozio online, in modo che se comprate una cosa potrete fare il wiring seguendo il mio disegno del wiring. E ci saranno anche prodotti fatti da me, cavi all'inizio. Inizierò a fare i cavi, poi si vede con il tempo le idee che verranno. Probabilmente in futuro potrebbero esserci anche delle elettroniche prefatte, non lo so ancora, ma sicuramente dall'inizio inizierò a fare i cavi. E quindi potrete comprare dei cavi che capirete perfettamente che cosa sono, che cavo è stato utilizzato, che connettori ci sono.
leggerete i valori, le specifiche di quei cavi. La media è un po' superfluo perché insomma, però saprete perfettamente che cosa state comprando e saranno fatti con queste mani, ok? Elettroniche stessa cosa. Quindi spero che quest'idea vi piaccia, spero che questa cosa andrà bene e sicuramente si finalizzerà il prima possibile. E chiaramente c'è del lavoro da fare, c'è da mettere su un sito, ci sono tutte le cose, diciamo, sapete, che si devono fare. Questo è sostanzialmente. Fatemi sapere che ne pensate, fatemi sapere se avete dei consigli, se avete delle cose, diciamo, che volete suggerirmi, perché questo è davvero importante. Sono fortemente, non è il mio il negozio, ma sono fortemente coinvolto nella realizzazione di questo progetto. Io per oggi vi saluto, ciao aiuto!